I giorni scorsi mi sono incontrato con il comitato di Fano Sud, il quale sta ponendo una questione importante, condivisa, fra l'altro nulla di nuovo fondamentalmente perché è un tema di cui si parla da tanti anni. Per quello che ci riguarda, intanto vorrei sottolineare un primo aspetto. Noi stiamo lavorando sul piano regolatore e per la prima volta in un piano regolatore tutta la parte di Fano Sud avrà una vocazione turistica con tutto quello che ne consegue. Questo è un aspetto che voglio sottolineare perché è fondamentale. C'è il tema della sicurezza della statale. Il tema della sicurezza ovviamente non si risolve con nuove alternative che non andrebbero a ridurre notevolmente il traffico, ovviamente migliorano la qualità e i servizi viari, ma il tema della sicurezza sulla statale rimarrebbe. Quella si risolve solo con uno strumento, con degli interventi che possono essere soltanto due rotatorie e il restringimento della carreggiata. C'è il tema della ciclabile, che diventa uno strumento fondamentale per mettere in sicurezza pedoni e ciclabili, e su questo inizieremo subito la progettazione per quello che riguarda la parte di Meta Aurilia, che poi è la prosecuzione anche della ciclovia adriatica che sta all'interno del progetto più complessivo. Ci siamo presi l'onere, io ho già parlato già da giorni con il sindaco di Mondolfo, con il sindaco di San Costanzo, per fare da subito, quindi entro l'anno, dell'analisi di fattibilità su non un solo percorso, su più ipotesi che possono essere analizzate nella parte di Fano Sud, che vedono il collegamento della nuova rotatoria realizzata, non dimentichiamo che abbiamo inaugurato da poco una bretella che è un servizio molto importante che ha migliorato molto la viabilità in quella zona, che si possa ricongiungere con Marotta, con il comune di Mondolfo. Però lì possono esserci più ipotesi e le cose non si fanno per sentito dire, ma bisogna avere elementi tecnici. Come abbiamo fatto per la parte a nord, lo vogliamo fare anche per la parte a sud e quindi metteremo delle risorse. Ho già parlato col sindaco di Mondolfo, al quale ho chiesto di copartecipare in questa analisi di fattibilità, e poi insieme valuteremo con elementi tecnici quale sarà la strada migliore da seguire.